Ultime ore per votare su www.teleliberta.tv la propria band preferita, salvo colpi di scena sul podio della divertente sfida legata alla trasmissione Piacenza di notte, saliranno gli Aibaio, gli ET3 e gli special guest. Ma non è ancora detta l'ultima parola. Ciascun utente può esprimere una preferenza ogni ora e fino alla mezzanotte di domani i fan degli altri gruppi possono farsi valere a colpi di click. Tra i più votati ci sono anche gli 88 Trash, con il loro tributo decisamente originale e sopra le righe alla band che Max Pezzali guidava con successo negli anni 90. È nato tutto per uno scherzo fondamentalmente, perché ci hanno chiamato per fare una serata, una festa anni 90, e abbiamo detto buttiamo su 2 o 3 pezzi. Abbiamo visto che è partito bene per far divertire la gente, noi ci divertiamo, siamo sul palco, siamo non il gruppo serio, direi che non c'entra assolutamente niente con noi, però noi ci divertiamo e ci piace vedere la gente che si diverte. Sotto i riflettori delle nostre telecamere gli 88 Trash annunciano anche l'uscita del primo disco. A gennaio e a febbraio uscirà un disco splendido degli 88 Trash intitolato Ernia del Disco, giustamente, come è giusto che sia. Da non perdere. Sì, da non perdere, assolutamente. Soprattutto per il filmato che ci sarà su, perché non è un disco normale, cioè sarà un filmato, delle foto, dei video, un filmato. Delle altre fotografie. Un filmato ci sarà, molto bello, e comunque sì. Siete votatissimi. Da chi? Dai vostri fan. Sì, abbiamo visto che nonostante in questo mese noi eravamo praticamente tutti in ferie, perciò non abbiamo potuto votare ogni ora, qualcuno ci ha votato lo stesso. Piacenza di notte riprenderà in ottobre con le nuove puntate. Per partecipare basta scrivere a piacenzadinotte@teleliberta.tv. Questa canzone non me la menare, non metterla l'audio su Teleliberta, per favore, perché è venuta molto male, grazie, per favore.